Ieri ci siamo occupati del Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale, un'agenzia comunitaria che realizza la sua attività all'interno dell'Unione Europea. Oggi ci occupiamo, nello stesso settore, di un'altra agenzia comunitaria che rivolge la sua attività all'esterno dei confini dell'Unione Europea. Si tratta della Fondazione Europea per la Formazione Professionale. La Fondazione Europea per la Formazione Professionale è l'agenzia comunitaria istituita nel 1990, impegnata nel sostenere lo sviluppo dei paesi esterni all'Unione attraverso la promozione della crescita e dell'ammodernamento dell'istruzione professionale negli stati partner dell'Unione. A differenza del Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale, che rivolge la sua attività ai paesi membri dell'Unione Europea, la Fondazione Europea per la Formazione Professionale, con sede a Torino, è impegnata in favore di paesi esterni all'Unione. Essa collabora con numerosi paesi suddivisi in quattro gruppi principali, sparsi su tre continenti: partner mediterranei, paesi dei Balcani occidentali, nuovi stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e Mongolia, paesi candidati all'adesione all'Unione Europea. La Fondazione agisce come una sorta di osservatorio delle politiche formative dell'Unione e dei paesi partner, suggerendo soluzioni tali da favorire la crescita e lo sviluppo di questi paesi extracomunitari sulla base delle esperienze sviluppate all'interno dell'Unione. Particolare attenzione viene riservata ai paesi candidati all'adesione all'Unione Europea, in modo tale da consentire loro di entrare nell'Unione stessa con un adeguato livello di formazione professionale. La formazione professionale nei paesi partner viene sostenuta soprattutto nell'ambito di particolari programmi quali MEDA, CARDS, TACIS e FARE, e converte la politica europea in strumenti di formazione e mercato del lavoro a beneficio dei paesi terzi. L'attività dell'Agenzia si concentra in particolare nella valutazione dei progressi e delle future prospettive di riforma dei paesi partner e nella promozione delle tecniche di gestione e progettazione delle attività di formazione professionale presso esponenti politici e funzionari dei paesi partner, così da favorire l'ammodernamento dei loro sistemi di istruzione professionale. Nello specifico, l'Agenzia prende a modello le esperienze europee più rilevanti per introdurre nei paesi terzi approcci innovativi nell'ambito della formazione professionale. In questo modo si favorisce la crescita di una classe di lavoratori qualificati ed aggiornati tecnologicamente, che permetta lo sviluppo delle economie dei paesi interessati. La Fondazione Europea per la Formazione Professionale sviluppa e realizza anche progetti specifici per conto della Commissione. Tra gli altri, è bene evidenziare l'assistenza tecnica che la Fondazione offre all'esecutivo comunitario nella gestione del programma comunitario Tempus, che si occupa dello sviluppo di migliori sistemi scolastici nell'Europa dell'Est, nei Balcani, nei paesi mediterranei ed in quelli dell'Asia centrale. L'Agenzia è retta da un consiglio composto di un rappresentante per ogni Stato membro dell'Unione e di rappresentanti della Commissione. Come osservatori partecipano anche i paesi candidati all'adesione. Il Consiglio, nella stesura del programma annuale, si avvale della consulenza di un forum consultivo che riunisce 250 specialisti della formazione professionale provenienti dagli Stati membri, dai paesi partner coinvolti dalle attività dell'Agenzia e da alcune organizzazioni internazionali. Abbiamo dunque visto che la Fondazione Europea per la Formazione Professionale è animata anche da una forte spinta di solidarietà, una solidarietà che fa parte dell'intero meccanismo del processo di integrazione europea. Domani rimarremo sempre nel mondo del lavoro e ci occuperemo della Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.